Degustiamo adesso il nostro Barolo Bussia d'Ardile Rose. Noi abbiamo un solo cru di Barolo, viene da un'azienda di 8 ettari totali, di cui 6 vitate Nebbiolo per Barolo. Bussia è uno dei cru più rinomati nel Barolo per dare vita a dei Baroli molto longevi nel tempo e noi in particolare abbiamo vinificato queste uve, mio padre le ha vinificate fin dagli anni 60 ed è stato il primo a mettere in etichetta il nome dei cru per indicare proprio l'origine di provenienza delle uve, perché davano vita, danno vita ad un vino che si riconosce per la sua caratteristica, per la sua struttura e per le sue caratteristiche olfattive e gustative. D'Ardile Rose è la nostra azienda di Monfort, il nome della nostra azienda di Monfort, e riprende nel suo nome il nome Dardi, che è una sottozona della zona Bussia. Sia Dardi che Bussia, ma in particolare Dardi, sono state conosciute fin dall'epoca antica come zone di grandissima qualità per la produzione delle uve e già Lorenzo Fantini nel 1880, nella sua monografia sulla viticoltura della nostra zona, ne aveva citato proprio la zona di Dardi. Abbiamo qui quindi un vino dal classico colore granato intenso, con dei classici sentori molto persistenti e molto intensi di frutti di bosco e di goudron, che si intende essere il carattere tipico dei baroli di grande struttura. In bocca tutti questi sentori vengono confermati in un vino di una grandissima ampiezza, una grande struttura tannica che però è coperta da questi aromi di frutti maturi, frutti rossi, di rosa e leggermente speziato. Una grande armonia che dà vita ad una vera e propria orchestra di un vino che quando è ancora giovane è ancora un po' in un certo senso aggressivo, ma che nel tempo perde questa leggera aggressività dovuta a questa grandissima struttura e diventa un vino molto piacevole che dà delle grandissime sensazioni a chi lo degusta.